stata una grande giornata, in 3 ore siamo riusciti a mettere sul tavolo la valenza di una tecnologia, l'FUA, di cui EOLO è leader, in un contesto di sviluppo orientato alla digitalizzazione del Paese, che ha visto interventi dalla platea molto qualificati. Allora, il contributo è proprio a dire, EOLO sa fare dell'FUA una tecnologia che aiuterà a complementare la copertura della fibra. Bisogna evitare la duplicazione degli investimenti, questo è un tema che ha anche riconosciuto il PNRR dedicato alle aree grigie, c'è una neutralità tecnologica. Quindi occorre correre per sviluppare un'infrastruttura di cui non possiamo attendere tempi ed avere costi insostenibili, ma dobbiamo cercare al più presto di renderla utilizzabile da famiglie e imprese, soprattutto in territori che per tanti anni sono stati abbandonati.